Questa ragazza poteva stare nel nostro notturno. E invece stava al Forlanini abbandonata. Poi è inutile che ci vengano a fare le lacrime da coccodrillo, eh. A pochi chilometri dai locali abbandonati del Forlanini, dove un'overdose di eroina ha portato via la giovane vita di Sara, continua da 40 anni l'attività di Villa Maraini e del suo fondatore Massimo Barra. La Onlus si occupa della cura dei tossicodipendenti e conosce bene il problema droga. OFCS Report ha incontrato Massimo Barra, che ha tracciato un ritratto della tossicodipendenza oggi. Lei ha vissuto varie stagioni nella, diciamo, nella lotta alla tossicodipendenza. Com'è cambiata questa guerra dall'inizio dell'esperienza di Villa Maraini ad oggi? Ma c'è un leitmotiv, che i tossici stanno sulle scatole a tutti. Il comune, che dava piccoli contributi, da 3 anni ha tolto tutti i contributi a Villa Maraini. Il primo che ci ha massacrato è stato Alemanno. Poi è arrivato Marino, dice, beh, è un'altra parte, farà il contrario. No, ha continuato pure lui. Il commissario non si è neanche posto il problema. Adesso aspettiamo a vedere la nuova amministrazione, quale che essa sia, se avrà il coraggio di considerare la sofferenza legata al consumo di droga e l'allarme sociale una delle cause del malessere della città e del malessere della nazione. Un cittadino italiano che se può fare una radiografia del torace può andare in qualunque posto, meno se è matto o è tossico. E questa è una politica suicida, masochista. Dal punto di vista delle sostanze, com'è cambiato il panorama invece? Ma io per anni ho predicato che il funerale dell'eroina era stato celebrato troppo presto. In Italia ci sono 90.000 persone che sopravvivono grazie al fatto che la mattina vanno a prendere il metadone. C'è un consumo basale di eccitanti, tipo le droghe cosiddette da discoteca, no? L'eccitante a un certo momento fa strippare. Per cui anche individualmente e collettivamente troppo eccitante comporta una reazione e quindi andare a cercare un buon sedativo. E il buon sedativo è il migliore dell'eroina. Per quanto riguarda invece un modo con cui viene proposta una soluzione, cioè la legalizzazione, qual è la sua posizione? Rendere facile l'accesso a una sostanza è controproducente. Quindi l'illegalità della sostanza, cioè la proibizione, nasce come tentativo di difesa dell'umanità e soprattutto delle fasce più deboli. E quindi io non mi sento di essere dogmatico e di dire che la soluzione è la liberalizzazione, ma neanche mi sento di condividere la cattiveria dei proibizionisti moralisti. E noi diciamo che stigma kills, lo stigma uccide, più delle sostanze. La scorsa settimana una 16enne è stata ritrovata morta nei locali abbandonati del Forlanini. Qual è la sua posizione al riguardo? Il Forlanini è terra di nessuno. Terra di nessuno, in cui succede di tutto di notte. Ma anche questo non gliene frega niente a nessuno. La vera prevenzione non è dire a uno lo sai che la droga fa male, perché lo sanno tutti. È che davanti al piacere l'uomo è nudo, l'uomo non ragiona col cervello. Ragiona con altri livelli del sistema nervoso. E lo stigma è una malattia infettiva, cioè non colpisce solamente i drogati, ma anche chi ha avuto la malvagia idea di prendersi cura delle persone.